Ma 20 euro, 20 euro perché io l'ho sdrenato, eh. Eccoci qua. Tornati nella magica. La magica Roma e Torino. Non mi ricordo lo status romano. Sembra ok-ish. Vabbè, quindi avevamo una Torino semi-indipendente. A Torino abbiamo terminato un fabbro. Ok. Stiamo diventando ricchi. Ricchi, eh? A Torino. Un fabbro, un panificio. Non stavamo mandando niente, se ricordo bene. Questo si resetta ogni volta che ricarichi. Ho mandato il seminario. Bene, 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 bene. C'erano tanti G giovani. Tanti G giovani. Think vorrei aumentare, ma come sempre ci sono problemi di taverna. Ci sono ancora birre? Una birra. C'è ancora malto? 8 malto. Sempre un po' la stessa situazione. Qualcuno ti ha riconosciuto? Sì. Anche della gente per strada, fuori. Allora, avevo una mezza idea di rifare il mercato, ma non so quanto sono convinto. Qua c'è tanta roba. Cazzo, ci fa 104 orzo qua, ad esempio. Forse gli tolgo dalla malteria troppo presto. No. Due orzo. Ok, forse lo portano da qua. Vediamo se scende l'orzo. 103. Ok. Comunque l'orzo qua non ci deve stare. Il malto non ci deve stare. L'orzo non ci deve stare. Dov'è? Manco c'è qui. Ma l'orzo non può stare nel magazzino. È in cibo. E invece. Ok. No culture. Anche qua c'è dell'orzo. Merda. Hanno potuto fare domande. Of course. Of course. Che dite, il prossimo anno ricostruiamo. Perché con la pioggia mi si sputtano tutte le risorse, eh. 33 scarpe, ma le stiamo producendo ancora di scarpe. 49. Birraiolità. Ma se abbiamo le birre possiamo potenziare questi qua. Dunque, dove siamo qua? Questi qua al 2 possiamo rendere al 3. Però questi qua c'hanno. Sono panifici, quindi io vorrei più gente. Panificio, panificio, panificio. Bourgage, Bourgage. Bourgage. Facciamo la pazzia. Ubaz. Ubaz. La grande espansione. La grande espansione. Abbiamo un botto di gente in più. Cibo 13 mesi. Ma quindi spiegami. Abbiamo ancora 212 farina. Abbiamo ancora un botto di malto. Uno sfacelo di orzo. Ah, ho scoperto che si può fare questo. Praticamente posso assegnare i campi. Tipo, posso dire, tu centrale ti occupi di questo. È un po' così così come idea, perché poi magari si. Non fanno. Però se li dividiamo equamente. Diciamo che tu ti occupi di questo. Tu ti occupi di questo. E tu ti occupi di questo. Vediamo se così va un po' meglio la situazione co coltura cultura. Poi abbiamo 71%, quindi arriverà gente. E poi qua mettiamo questo, di modo che non si distribuiscano a cazzo. Non mi hanno liberato dalla contea, of course. Guarda, è appena arrivato, una famiglia nuova. Sulla fiducia ti do qua. A parte che sono tutti nuovi. No, Blow non era nuovo. Peter è nuovo. Sulla fiducia e Molio ti assegno questa casa. Anche se nell'ultima run non ho più fatto.
non ho più fatto granché, quindi non è che... Poi giugno, eh? Occhio, che ad agosto dobbiamo... Che sta arrivando un temporale. Un temporale. Sì, ci sta a rifare il magazzino comunque. Però quando conviene farlo? Quando è che piove di meno? Adesso, immagino. Possibili periodi di siccità. Allora, come cazzo ricostruiamo tutto? Possiamo anche farlo da un'altra parte proprio, eh. Solo che, ovviamente, poi questi qua devono andare potenzialmente al magazzino. Forse mi conviene comunque farlo da un'altra parte per non ammorbare. Ci avevo già pensato, infatti avevo rifatto la conceria, a cui non ho messo nessuno a volare, che è un errore madornale. Ma demoliamo la conceria. Eccoci qua, Emolio. Grazie mille, piccolo. Allora, la mia domanda è: brindiamo, can I build... mio signore, bocali di birra che brindano, 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 bocali di birra. Io vorrei fare un magazzino, e vedi che non ci sta. Ci starebbe qua, ma poi non ci sta l'altro di fianco. Dove potremmo spostare la zona del mercato? Cioè, qua mi piace, però... Forse potremmo spostare il posto di scambio e mettere i magazzini qua. E poi di qua. Yeah, that seems like the best thing. Quindi... Questo non si può spostare. Oh, ok, no, non è un problema. Allora, costruiamo prima un'altra zona di scambio altrove. Qua. Direi. Perché poi così questi qua li leviamo, questa la spostiamo, bla bla bla. Facciamo piccola ristruttura, ok? Sto giocando alla modalità quella centrale. Allora, posto di scambio lo mettiamo non solo da un'altra parte, ma lo mettiamo anche di qua, da questo lato, così proprio da non avere rotture di cazzo. Però poi con i magazzini di fianco forse non è così male metterli qua. Ah sì, qua dovrebbe andare bene. Dove avevo costruito quello che ho già distrutto. Saranno contenti i miei sudditi di fare le stesse cose 50 volte. Boccali di birra che brindano, boccali di birra che brindano, boccali di birra che brindano. Brilla che brindano. Madonna, tutto sto pane. Madonna, spero che non mi vada male. Possiamo anche avere un periodo di stasi in cui... Spostiamo, non lo so. Adesso capiamo, adesso capiamo. Ah, sicuramente la stalla va spostata, però. Perché la stalla qua è in mezzo ai maroni. La mettiamo qua. Perché io vorrei il mercato... Voglio fare tac-tac, mercato, tac-tac, mercato. Giusto? Maybe. Yeah, idealmente. Poi dobbiamo smantellare tutti i mercati. Minchia, la gente impazzirà, diventerà pazza di culo. A che, serve metterlo meno una stanga? Non lo so, infatti non lo metto mai io. Ah, posso riposizionare la stanga? Ok, allora però... Senti, io la metto qua perché... Tanto ce n'è una già qui. Possiamo anche metterla qua. No, la metto qua. Ok. Poi, distruggiamo le strade. No, perché gli servono al momento. Posto di scambio. Allora, ok, questo è stato buildato, quindi possiamo... 53 archi ci sono adesso. Togliamo da qua, mettiamo da qua. Perché se non c'è nessuno qui... Ah, si lamenta che non vi è strada. Strade, le pietre. Ok, il commercio è tutto memorizzato come avevamo noi. Bestiame, avanzate. Persone, generale. Ok. Mi dice collegata alla rete, ok. Qua avevo messo del... No. Quindi possiamo smantellare questo. Ok. Così buoni nelle farm? Yes. Top you. Guarda come si muovono qua. Più tardi, quale tratta? Non lo so, James. Polesse, polesse. Vediamo un pochettino qual è il mood. Vorrei prendere... Ah, non lo toglieranno mai questo. Vabbè.
Allora, quindi, qual è la nostra idea? È quella di dire, voglio qua nu magazine. Voglio qua nu magazine. Voglio una strada, voglio... Perché potremmo anche mettere un mercato di qua. Yeah, let's do that. Allora, voglio un magazine. Perché ovviamente questo non si può spostare. Voglio un magazine e di fianco ci voglio la... Il... Quell'altro, l'agrario lì. Come si chiama? Il... Dov'è? Non è in logistica? Ah, il granaio, eccolo qua. Ecco, vedi, io vorrei metterlo qua, il granaio, ma non posso. Perché ci sono queste tre scorte. Speriamo le usino per far qualcosa. Poi facciamo una strada. Così. Devo smontare questo mercato già. Ok, due scorte, mica usatele per questo. Così focus che sembra camrota. Questa è un'operazione molto delicata. Poi dobbiamo renderlo già subito grande. Ah, forse anche specificandogli l'area di lavoro possiamo avere una mano. Dobbiamo sicuramente selezionare le cose... Argilla non manco l'ho presa. Dobbiamo selezionare le cose con cura. Quindi, dato che noi qua abbiamo il granaio di... che si occupa di queste cose. Qua abbiamo... Però le carote, vedi... Perché, ok, queste... Ah, aspetta, in questo magazzino possiamo metterci legna? No. In realtà possiamo mettere qua l'orzo e il malto, di modo che non vadano troppo in giro. Poi l'area di lavoro sarebbe da dove vanno a prendere le risorse, più che da dove le posano, secondo me. Comunque ad agosto, vabbè, rimarremo così sta stagione, tanto non abbiamo fatto un grande cambio. Ok, perfetto, hanno liberato la zona. Quindi qua costruiamo un granaio. Posso essere un pony? Un pony vuoi essere, Atom? Possiamo provarci. Grazie mille per i 2 anni intanto, piccolo. Non conosco anno 1800 purtroppo. Nuova famiglia, that's good. Ciao Guy Silver, grazie per 19 piccolo. La buonanotte. Ma prima rinnovo la super. Allora, però è agosto, quindi vogliamo mettere la roba già, la gente già in factories. Onde sbagliare. Onde sbagliare. Sa chi è che si lamenta? Assenza di intrattenimento. È la birra. Non ha livellato un casino a livello. Ma c'è la birra sopra, non la portano in giro. Quanta gente ho in taverna? 2 solo, forse quello. E allora, vogliamo. Questi sono pausati. Un bacino sul nasino ai piccoli della chat e una bella palpata di culo a Encone. Ah no? Scusa. No, mi sembra ragionevole, Asia. Grazie per 25, caro. Ah, dove sono tutti? Qua, via. Qua, via. Questo magazzino grande non... Salve. Salve. Ciao, Tolomixone. Grazie per i 100, piccolo.
Ah, dobbiamo raccimolare tutti i lavoratori. Purtroppo qui al granaio... Vabbè, facciamo così. Qui abbiamo ancora le cose dell'anno scorso, ma adesso bisogna lavorare. Il forno comune l'abbiamo messo in pausa. Non so perché ci sia della roba dentro, se è in pausa. Vabbè. Allora, vediamo così intanto come siamo messi. 9, 4, ok, not the best. Però qua c'è già parecchia gente, eh. Qua c'è già un po' di gente. E qua abbiamo qualcuno? No, ah sì. Posto di scambio per bestiame. Ok, che stiamo importando gli agnelli, ma vabbè. Uno qua ancora. E poi più o meno questo è, non è che... Cioè, la gente che c'è è quella che c'è. Ah no, c'è ancora questo che possiamo licenziare e ristanziare sulle fattorie. Chi è qua? Punto di raccolta al momento non serve nessuno. Un altro alla fattoria. Ok, siamo quasi maxati qua, eh. Minchia, se adesso quest'anno non ce la facciamo a raccogliere tutto, veramente mi incazzo. Perché... Cioè, mi incazzo. Prossimo anno dovremo fare ancora meglio. Però... Non penso ci sia... Non penso ci siano altri. Forse il conciere potrei togliere. Fully staffed. Tripla fattoria fully staffed. Adesso voglio proprio vedere. E qua. Ok, ma questa è meno grossa, non me ne frega un cazzo. Sì, ma Roma. Bravo, non guardo Roma da 30 anni. Vediamo un po'. Roma. Allora, cibo ne avete? 20 anni. 20 mesi. Ok. Ma la mia domanda è: uno solo. Ah, perché non ci sono abbastanza burgage. Non ci sono abbastanza burgage. Allora andiamo. Allora, che risorse abbiamo qua? 32 legnami. Ok, 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 ok. 183 carne. Ok, ok. Allora procediamo al... Ah, però stiamo per finire l'altro cibo, beh. Quindi tra un po' saranno tristi perché non hanno abbastanza cibo. Grazie mille Pacchi per il suggerimento. Allora, costruiamo degli altri burgage. Facciamo crescere Roma. Facciamo l'altro angolo di questo. Well, that's bad. Quanti sono queste? Sono... Solo tre. Questa è un po' una merda, fatto così. Questo mi sembra abbastanza giusto, ma... che non ho... Qua non ho abbastanza... Spazio, forse così non è malissimo. Non ho abbastanza spazio qua, chat. Che devo fare? Lascio questo vuoto e ci metto qualcosa qua. Ci metto il pozzo. No, il pozzo ho già messo. La birreria. No, non sì. No, il mercato è già qua con la stessa impostazione che sto riproducendo di là. E boh, sì, possiamo mettere qualcosa qui. Qui ci metteremo qualcosa, al momento niente. Non c'era il tasto per cambiare, ma perché in realtà nella fila dietro possiamo metterne di più. Possiamo magari fare tutto questo fianco insieme, non avere questa strada qua. Chi è? Di Condo, piccolo, grazie per il Prime, benvenuto. Grazie per avermi scelto in questo luogo. Ma dai, vabbè, famo così, ho capito, da. Facciamo l'inner che fa da centro, come avevamo già detto di fare.
Terribilis. Questa strada è storta. Quindi non mi fa andare nell'angolo. Qui per il rinnovo mensile, buonasera. Ciao Eugenio, grazie per i 4. Grazie a te. Perché mi devi fare sta cosa terribile? Ok, questo angolo è un po' sbagliato, ma non penso di poter fare di meglio. Ma poi si ricollega dietro, lol. Comunque, qua i romani hanno da fare adesso. Torino. Abbiamo staffato tutto per l'inverno. Cioè per la cosa. Ok, adesso abbiamo il magazzino grande costruito, quindi vogliamo impostarlo che non ci metti l'orzo, non ci metti il lino perché lo teniamo lassù. Non ci metti il malto perché lo teniamo di là. Tutto questo va bene. Yeah. Tutto il resto è ok. Tegoli, blocchi, pietra. Cioè il mezzo sangue. Questo funziona, devo dire. L'importante è che quelle cose là rimangano là. Va bene. Vedremo se questo nuovo mercato risolverà oppure no. Qua stiamo facendo il granaio che dovrà diventare un granaio grande. Cinque pietre sono rimasti. Ciao Venom. Vediamo. Roma ha un nuovo punto di sviluppo. Allora, avevamo fatto questo per temporeggiare, no? Però noi abbiamo bisogno di questi due sicuramente. Faremo probabilmente tutti quelli lì. Cosa c'hai da lamentarti pure qua, dai? Ah, ci sta, perché abbiamo appena costruito le case, quindi... Ok, settembre andiamo a vedere a Torino. Eh. 20%, cazzo. Vediamo se questa nuova suddivisione aiuta. Sì, sì, vogliamo fare miniera profonda e farci i super fabbri. Settembre sta andando avanti, qua raccogliamo. Ok. Occupiamoci di questo, per favore. Chi cazzo siete voi?
trasportare il grano. Perché trasportate il grano qua? Mettetelo qua, no? Che cazzo di senso ha? Qua arano. Ma dovete prima raccogliere, poi arare. Scusami, che area gli ho dato a questi? Ciao Ink, farei altri video a proposito dell'università? Erano stati davvero belli e utili. Sì, sì, ce n'è alta probabilità, Giovanni. Devo solo capire bene di cosa parlare e tutto. Perché non raccogliete pezzi di merda? Ok. Ok, di qua siamo riusciti a fare tutto. Dove minchia vanno a posare la roba? Perché? E perché non state raccogliendo questo? Ok, questi sono di meno. Però forse che non l'ho preso del tutto. Eccoci. Campo sputtanato. E anche questo. Ma come cazzo è possibile? Ok, ok, quindi io più gente di così non ce l'ho. Quindi vuol dire che se di qua abbiamo finito prima, facciamo più così. E che secondo me il campo deve essere preso del tutto. Ho visto che alcuni disabilitano lo staccaggio di grano nella città principale proprio per questo motivo. Mi sa che faremo così anche noi. Però l'orzo io l'ho messo qua, perché altrimenti dove cazzo lo lasciano? Lo lasciano nei cazzo di posti in cui deve stare. Il malto ok, non arriva. Il grano starà nel granaio, immagino, no? Tanto, minchia, cioè, nella fattoria guarda quanto spazio c'ho. Perché dovrebbero portarlo fino là? Ma li ho fatti, questi sono già microcampi. Però la gente va in giro a fare stronzate anziché fare quello che deve fare, non so. Guarda, guarda dove sono. Ah, perché siete qua? Ah, forse perché devono lavorare anche a casa loro. Ara a mano. Cioè, gli ho dato l'area di cosa qui? Lui faceva la metà dei tuoi. Ho capito, ma mi spacco i maroni. Comunque, teniamolo. Teniamolo così. Proviamo così. Per il prossimo anno. Qui almeno arano, adesso. Vediamo adesso se riescono a seminare. Perché questo è anche l'altro tema, eh. Allora, quindi, no grano qua. No segale. Tutto questo sì, perché deve andare al mercato, quindi deve rimanere. Però no farina, no cereali, no erbe. Sì birra, perché lo devono poter portare qua. Quindi qua vogliamo le cose che finiscono al mercato. Okay. Buonasera, buonasera. This seems fine. Ah, no, no, no. Pare. Qua ci siamo.
Qui addirittura non è arato. Vediamo, c'hanno ancora un po' di mesi, credo. Qua sta arando. Merda. Però è un modo comodissimo di cambiare città, questo. Ok, qui stiamo costruendo a boffo. Ovviamente ci vuole un po' più di gente adesso per fare le cose, altrimenti non riescono a tenere il passo, immagino. In realtà questi sono scesi solo di 2 mesi. Qualcuno in più al magazzino possiamo metterlo, comunque. Ok, abbiamo 3 famiglie e quindi secondo me è tempo di iniziare a setappare. Campo, ok. È tempo di iniziare a setappare. Oh shit, ma qua abbiamo una fornace. E abbiamo la miniera. Ah, ok. Quindi se abbiamo la fornace e abbiamo la miniera, questo significa che possiamo mettere uno in più qua. Uno in più qua. Perché il tipo che vogliamo fare... Allora, quelli di livello 2 cosa richiedono? Richiedono 2 tipi di cibi, che è un po' il nostro problema attuale, no? Perché abbiamo soltanto poche verdure e poche uova. Però con un baccaiolo, in linea teorica, con un baccaiolo... Qua tra poco arriverà qualcuno. Allora, costruiamo una strada qua. Diciamo che non li porteremo mai a livello 3. O almeno, non subito. Qua costruiamo una succhiatrice di bacche. Ah, questo non è però un deposito ricco, quindi il problema ce l'avremo lo stesso in futuro. Dunno, dunno, dunno. Comunque, andiamo a vedere a Torino. Ah no, dunno il cazzo. Volevo fare... Allora, qua ci ho messo dei pollari, dei cagari. Però volevo costruire anche in uno livello 1, va bene. Costruire questo. Oh shit, deve essere almeno livello 2. Ok, questo è un problema. Banale. Devo avere 2 fonti di cibo, quindi. Ma posso mandarglieli dalla base, semplicemente, da Torino. Dalla base. Ok. Possiamo anche espandere gli spazi abitabili. Ah, questo è il 2. Ok. Il nostro primo armaiolo. Perché l'intento qua è fare gli armaioli a Roma. Roma, città d'armi. Torino, vediamo un po' come sta andando. Novembre è quasi terminato e abbiamo coltivato qui, 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 qui. E qui. Ok, abbiamo coltivato dappertutto. Ok, quindi almeno la fase di coltivazione... Ah, ok, manca ancora qua. Almeno la fase di semina sembrerebbe andare bene. Di qua come siamo messi, invece? Niente, riescono a fare solo questi campi qua. Forse sono veramente troppo pochi. Tutto qui. Perché qua sono 3 in meno, può essere. Questo vuol dire che ci saranno solo 3 persone in più, però. Ah, merda, perché è giusto... sistemare lo spigolo della strada esterna di Roma. Che cazzo sarebbe questa qua? Sì. Non so come sistemarlo, broski. Qua... No. Almeno l'angolo è giusto adesso. No, dai, è collegato, dai. Allora. Ah no, mi hanno detto che vogliamo 3 famiglie in più e poi siamo contenti. Solo che qua non abbiamo i requisiti. Perché il cibo, il cibo, il cibo. Ne hanno sempre una. Ok. Queste 3 famiglie dovrebbero essere sufficienti. Per avere tutto staffato. Poi in realtà potremmo ancora potenziarli per fare più soldi.
for the money. For the money. Beh, dicembre è andato, quindi, cioè è arrivato, quindi in realtà possiamo lasciare comunque 4 stabili adesso, che non è che abbia bisogno di tant'altra gente, credo. Non so, vediamo. Proviamo a lasciarne 4 stabili. Beh, rimettiamo a fare la legna. Proprio boscaiolo, maybe it's even too much, non lo so. Un solo segatore. Abbiamo ancora 10 persone. Dobbiamo attivare tutto il solito, insomma. Uno più in qua. Forse un doppio maltificio potrebbe addirittura essere necessaire. Il mulino sta processando tutto andare. Questo non dobbiamo avere nessuno. Taverna it's fine, maltificio it's fine. Quindi, oh, quest'anno abbiamo fatto un raccolto veramente serio. Solo orzo. Ah no, perché forse abbiamo già convertito tutto in cereali. Allora abbiamo 512 orzo, che è tantissimo, e 147 cereali. Con, in dispensa, 645 pane. Oh, 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 oh. Bene, 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 bene. Allora, è arrivato l'inverno. Ok, I mean, qua procede bene. Torniamo alla nostra missione mercato. Tanto quello che doveva succedere è successo nei campi. Ed è successo anche bene. Quindi penso che siamo ok, no? Perché il punto è che dobbiamo invertire. Aspettiamo il segnale per far partire la rivolta. No, 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 no. Allora, qua preparatevi perché Torino sarà... Torino sarà in grave crisi, in grave, grave crisi. Dobbiamo smantellare almeno questo mercato, ma probabilmente tutto. Eccoci qua. Cioè, poi il problema è che adesso... Buonasera, dottore. Ci sono le scorte per terra. Allora, facciamo intanto la strada. Questa mi sembra una buona strada. Poi. That's good. Poi. La nostra idea è di quella di fare il mercato qua. Ora non so a che larghezza. Francamente. Domanda. Posso costruire il mercato anche se ci sono le scorte sopra? Solo se le evita. Che è terribile. Quindi dobbiamo aspettare che spostino le scorte prima di rifare le cose. Il problema è che dove le spostano? Qua. Dove poi le devono già di nuovo spostare di nuovo. Beh, questi sono i più vicini in realtà. Allora facciamo così. Questi sono magazzinieri. Questi sono granatari. Quindi abbiamo licenziato da questo magazzino. Forse avremmo dovuto licenziare da questo magazzino però, perché è più vicino. Forse facciamo la pazzia. Ciao Marcus, grazie per i 3. Mica, speriamo che non nevichi o piova. Salva prima. Too late, apologize. Presto, presto, portate le cose via. Sommossa popolare. La città è in crisi. Bravi, bravi. Prima che nevichi, veloce, veloce, veloce. Qua non state portando un cazzo, spero. Ma perché portate le cose qua che non c'è nessuno? Chi è che porta le cose qua? No, la stanno portando via. That's good. Darei priorità a queste cosettine qua io.
Fai cose scorta almeno. Ah, qua. Ah, la crisi. Due pani lì per terra in mezzo ai coglioni. Minchia, questo l'hanno portato via velocissimi. Minchia, faccio una panza di legna. Le armi. Metteranno 3 anni a togliere questo. Però per ora non piove. Almeno non piove. Ok. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, chat. Ciao, Enk. Non provi la sensazione che questo gioco sia da giocare tra un paio di anni? Sì. Bellissimo, ma mi sembra troppo acerbo. Purtroppo ha un problema questo gioco. È molto bello, ma... come dire... ha ancora alcuni difettucci che lo rendono non ingiocabile, ma lo rendono poco longevo e molto micromenaggioso. E questo purtroppo è... bisogna accettare che è così. Che cazzo vuoi? Allora, proviamo a togliere questa strada che mi piaceva grossa, però... minchia. Okay. Poi. Se io faccio il mercato qua, quanti stalli sono questi? Perché non posso cliccare lì? Perché mi odi? Cosa ho fatto di male? Ah, è troppo vicino alla strada. Questi sembrano una quantità. Non tantissima, però. Ok, facciamo una strada più grossa. Yeah. Forse così è un po' troppo. E poi di qua costruiamo un altro paio di questi appena qua. No, questo qua ci mette 30 anni. Perché poi di qua io voglio fare un altro mercato, un altro magazzino, un altro granaio. Assoluto. No. No. Però forse è colpa di questa strada. Wait. Fatti i cazzi tuoi. Perché vuole attaccarlo a sta merda, inutile. Bel gioco. Niente, aspettiamo. Ciao Teo, grazie per i 15. Aschelone, grazie per i 2 anni. Dobbiamo aspettare che le scorte vengano esaurite. Speriamo che non piova. Ok, subito si mettono a ribildare, almeno la gente non è più scontenta, ci sta. Questo è il top di vicinanza, cioè più vicino di così non so dove cazzo metterli proprio. Questi sono tutti impiegati al mercato, pian pianino.
forse le birre le voglio tenere qua in realtà. Non le voglio tenere. Queste scorte è proprio... No. Qua. Forse non ho un posto dove tenere il lino, ora che ci penso. Dovrebbe essere qui l'unico posto in cui metterlo. Vediamo. Ok, ok. No, la pioggia è arrivata. Come arriva la notifica delle scorte marce. La mina, a parte le spade. Abbiamo abbastanza risolto. Ok, ok, sono efficienti, eh. Oh, ha piovuto poco. Invisibili queste. Dove sono? Sottoterra l'avete messe. È avanzato solo il magico lino che non sapranno dove mettere, secondo me. Il lino dovrebbero metterlo nel linatore, che okay? Però minchia super distante. Ah, perché non c'è nessuno al tessitore. Ok, mettiamo uno al tessitore. Vediamo se il tessitore pazzo viene a prendersi sta roba. Andasse a puttana non mi interessa. Quello che mi interessa è buildare la strada. Ma finché c'è questo in mezzo ai coglioni non posso. Ah, forse adesso sì, ok. Oh, il linatore l'ha preso. Cazzi. Ok, ok. Oh, è andato tutto bene, senza troppa violenza. Ok. E adesso costruiamo qua un magazzino pure. E un granaio. Sospetto che, infatti, questa parte sia troppo stretta, come temevo. Dobbiamo muovere la stalla pure. E poi dobbiamo cambiare la strada. Mi piace per il culo. Third time is the charm, chat. Let's go, people! Let's go, people! Yeah.
Oh. Per fare abbiamo bisogno di 5 pietre. La compriamo. We got the money. We got the money. Commercio pietra. Ci compriamo la strada. Importiamo sempre un cinquantello. Fratendopoli è il mercato. Allora il granaio. Perché il granaio contiene legname? Metti gente alle fattorie? No, serve a prossimo. Porta palazzo, praticamente sì. Allora, il magazzino grande deve essere come questo magazzino grande. Quindi, no. No malto. Questo tutto sì, questo tutto sì. Cool. Qua. Ah, ci sono arrivate le 5 pietre già. Yeah. Dei malati. Boh, abbiamo rifatto il mercato in teoria nel modo più efficace possibile. Se dovremmo avere dei pollici ancora in giù, li terremo in pollici in giù e baffa. Al momento il problema penso sia sul cibo. Abbiamo risolto il problema dei vestiti qua almeno, cazzo. Godo. C'è ancora un po' di problemi di cibo. Gli agnelli non evolvono in pecore mai. Adesso compriamo direttamente le pecore. Anche se penso non cambi niente. Eccoci qua. No, no. Sì. No, no, no. No. Ok. Io ho fatto il massimo che potevo fare. Poi, se non basta, non so da dirvi. Allora, valutiamo un attimo cosa è successo. Quindi abbiamo ancora 179 orzi da fare, 744 legna da ardere. Quindi mettiamo un boscaiolo in più qua. 71 farina, 124 pelli, perché mi sono dimenticato di appicciare la conceria. Conceria che... Allora, le pelli arrivano da... dalle case. Quindi in realtà la conceria qua ci sta a boffo. Ed è anche vicino al magazzino grande, quindi va bene. No, perché poi in realtà le pelli tornano nelle case, che poi diventano scarpe, quindi va bene così. Bancarella di abbigliamento, that's great. E giugno. Qua le fattorie non si fa più un cazzo. Il granaio, allora, cosa abbiamo? Il granaio smelta il grano. Abbiamo due lino, in effetti. Ma il lino non dovrebbe diventare qua dal tessitore. Lino per produrre filato di lino. E allora fallo, cazzo. Roma, mo andiamo a vedere. Qua è sempre il deposito generico, come nota di roba che non è. Questo rifugio del boscaiolo è useless, perché adesso il... Ok, dobbiamo capire cosa fare di sti magazzini. Questo alla fine tiene 35 malto. Il maltificio può, secondo me, continuare a boffo con questo magazzino che tiene soltanto il malto. Ok. Invece questo granaio, come è impostato, questo... Ok, niente segale, è giusto. Tiene queste cose qua extra. Tiene questa birra che al massimo va in taverna. Taverna che è full stuffed. Il granaio, ok. Il forno comune lo teniamo, ma è disattivato. Il mulino non serve più a nessuno. Quindi adesso abbiamo 10 persone libere. Io, senza farne leggere né scrivere, rimetterei innanzitutto questo. E anche quello al trading. Anche se per il momento non serve. E poi, dato che abbiamo ancora gente, mettiamo due al foraggico e due al cacciatore. Posso di cadavere? Non c'è nessuno. Posso di scambio? Fully staffed. Ah, col cazzo. Qua devo mettere la gente. Ecco perché ho tutta questa gente libera. Adesso si spiega. E scherzavo.
Penso che uno sia sufficiente. Ok, due in questo granaio, due, tre in questo magazzino. Vediamo, se non si aprono manco le bancarelle non serve. Questi c'hanno le bancarelle, è un po' distante, ma... Vedi, secondo me questi tre, ad esempio, sono presi le bancarelle che erano di questo qua. E non basta ancora. Però siamo un pelo indietro di combustibile, quindi è giusto. Allora, vediamo un po'. 151 orzo, 46 farina. Mi sa che questo anno era l'anno dell'orzo, perché 44 farina può diventare pane, ma vabbè. La birra è ok. Nel senso che ne abbiamo indietro. Forse ci vuole un altro maltificio, un'altra... Un maltificio mi sembra esagerato. Anche perché no, è la taverna che fa da quello di bottiglia. Taverna mi sa che dobbiamo tenerla sempre fully staffed. Io vorrei capire che cazzo di bancarella tieni che non hai niente da portare. Questi qua non portano il pane. C'è un po' di problema di varietà di cibo, perché il punto qual è? Che qua dovremmo avere che ogni uno di questi è 45, credo. No, che uova più verdure e vedi, pane è un po' indietro. Vorrei che questo qua si occupasse del pane. Mi sa che vogliamo ancora qualche famiglia in più. Perché vorrei che fossero tutti... Ah, questi sono rifatti le bancarelle. Rifatti le bancarelle. Cazzo, vi devo dire. La legna non sta dando problemi, però. Invece sì. I don't get it. Forse potremmo spostare il rifugio del boscaiolo tipo qua per averlo ancora più vicino al mercato, ma... Non so quanto possa cambiare, sinceramente. Qua, al fianco. Ormai le proviamo tutte, chat. Qua potremmo ripopolare di alberi. Potremmo tornare a usare... Ah, il segaiolo è qua, però. Ok, spostiamo la segheria qua. Tanto sta miniera non ha più niente. Il guardiaboschi può starsene un po' dove gli fare. Ok, diamo uno sguardo a Roma. Queste case qua c'hanno sempre da rompermi il cazzo. Non manco al 3. E allora, Bourgage, livello 2. Possiamo portarlo al 3? No, perché ti manca un tipo di cibo. È il terzo tipo di cibo che non riesce tanto a essere... Pane, uova e verdure. Ok, adesso c'è un po' di carne, un po' di bacche che arrivano, ma... Il terzo tipo di cibo sarebbero verdure e uova, non è che... Forse non produciamo abbastanza uova. Agosto. Allora, quindi è arrivato quel momento dell'anno. Chissà se ho veramente ancora la gente oppure adesso che ho... Perché ho aggiunto un 4 persone in meno ci sono. Sai cosa? Forse questo non è così importante in inverno. Allora,
Questi devono essere maxati, lo sappiamo, se no non fanno un cazzo. Qua quanti ne abbiamo lasciati? 4, sempre. Ah, l'utessitor sicuramente non ci serve. Quindi, 4 qua. Recuperiamo questo, recuperiamo questo. Recuperiamo questo. Tanto poi facendo i burgaggi al 2 sta gente la recuperi, ma comunque non costruiamo più case. Torino rimane così. E che vedete, qua manca addirittura il legno. Io non so che cazzo fare del legno. Questi si lamentano del terzo tipo di cibo, ma... almeno 4 tipi, almeno 3 tipi. Questi si lamentano del quarto tipo di cibo, ma non sono veramente arrabbiati, nonostante sia il 3. Quindi forse i 2 tipi di cibo sono sufficienti. C'è sempre sto problema della legna, che però io non so veramente come spiegarmi, cioè... Okay, questa l'hanno svuotata. Adesso sono soltanto questi qua, più questi qua, ad avere la bancarella di legna. Ah, cazzo, non l'ho messo nessuno qui, ecco. Questi non stanno facendo una minchia. Quello, generalone, quello. Più di così non si riesce tanto a fare quest'anno, come così. Oh, e invece sì, ci sono questi due coglioni, vedi? Comunque sì, un polichino più di famiglia le vorrei. Questo deve essere fully stuffed. Forse adesso così, con questi qua che c'hanno le bancarelle, più questi che c'hanno le bancarelle. Perché la, credo che il problema fosse che avendo la, il tizio qua devono venire fino qua ed è troppo distante. Però... no, è Milano no, è Milano no. E che famo? Gli lasciamo tutto. Non possiamo accettarlo, chat, secondo me. È che Roma non è ancora al top della forma, credo. Per poter produrre. Arriva questo raid. Kasumona, grazie per il raid. E grazie per avermi. Mica 10 famiglie qua. E grazie per avermi scelto. Per avermi tenuto in gara. Chi ha vinto alla fine? Blur? Che strano. Meritavi di vincere? No. Ma diciamo che è un po' strana la definizione il miglior. Cioè, non è che si capisca bene cosa voglia dire il miglior, dai. Questa è un'infinita carne. Ma a Roma abbiamo prodotto degli elmi? 67 elmi. Dobbiamo. Non ha senso, conveniva il mio preferito. Ma non penso di essere il miglior streamer italiano. Penso che quello che faccio io lo posso fare solo io, mentre quello che fanno gli altri lo possono fare altri. Però non vuol dire che quello che faccio io sia la cosa migliore. E... temo che lasceremo... che mi... lasceremo che entri... che mi entrino... che mi prend... che prendano Milano. Che mi prendano Milano. Come dirla? Pensa solo che gli altri sono peggiori di te. No. Non sono gli streamer peggiori di me. Ciao, Dashi. Grazie per i 23. Vi lasceremo Milano.
E poi da Roma e Torino ci riprenderemo tutto quello che è nostro. Avrei dovuto forse edificare, non so. Però adesso qua abbiamo una bella fornitura di... Allora, dobbiamo iniziare a fare delle cose se... Oh, merda. Non sto guardando se a Torino funziona tutto. Ok, la raccolta è iniziata. Ciao, Alaba. Ok, qua raccogliamo? Perché questi dovrebbero scendere? Comunque, va bene. Ok, qua... Allora, questa zona adesso l'abbiamo fatta, perché abbiamo spostato più attenzione di qua. Vediamo se riusciamo a fare questa, però. Cazzeggiano, cazzeggiano. Due campi, andate a portare. E qua, uno, due, tre, quattro campi andate a portare. Questo manco ho guardato. Non so cosa abbiano da fare, ma non ce la fanno. Questa era pure fully staffed adesso. Ah, niente, vuol dire che ho costruito troppi campi, semplicemente. Sì. Oh, pure i briganti. Vabbè, gli sono entrati a Milano. Andiamo dei mercenari da Firenze e incontriamoli qua. Voglio entrare a Roma. Il sacco di Roma qua. In realtà non so neanche se vinciamo, perché non abbiamo nessuna unità da... vediamo. Nelle foreste. Perché voi non attaccate? Non capisco. Sono già morti questi. Chat, non so combattere, questa è la verità. Ah, mentre questi mercenari muoiono, non posso acquisirne altri. Ci tocca fare le truppe da Torino. Ma proprio adesso poi. A Roma che abbiamo? Ah, sono già tutti quelli che posso avere. Ah, oh, questi sono quelli di Torino. Che cazzo vuol dire? Che c'è il gioco in pausa. Ah, gli arcieri non posso farli a Roma. Cosa abbiamo qui? Niente. Possiamo fare 10. Perché il Torino? Che sta succedendo qua? Li abbiamo pure persi di traccia.
Mo mi spuntano da qua, eh. Qua rischiamo il sacco di Roma, veramente. Eccoci qua. Eccoci qua. I barbari sono a Roma. Miei, da Torino ci metto troppo tempo. Arrivano tutti spompi. Ma minchia, ma scusami, allora. Qua era già successo il fattaccio, temo. Che cazzo devo fare? Cioè i mercenari stupidi. Cheating, no. Cioè i mercenari di soli arcieri. Che cazzo me ne faccio i mercenari di soli arcieri, scusami. Ah, sono appena spawnati. Meno male. Allora, quindi. Arruoliamo subito i nostri. Allora, dovrei avere più armi in tasca, prima di tutto. Spendiamo 2 lire per migliorarli. Poi. Mercenari. Assolda mercenari, arrivo a Roma. Poi arruoliamo. Questi qua dovrebbero bastare. Li devo far correre. Se no. Tutto questo mentre le mie campagne sono da processare, non posso guardarle così. Speriamo vada tutto bene. Oddio, ma che cazzo ci fanno questi qua già? Efficacia 100%, che corrono come me. Comunque a Torino devo mettere le tasse, mi servono più soldi per fare le mie porcate. My lord! Allora, questi li stiamo facendo arretrare. Gli facciamo fare uno switcherò. Uno switcherò. Yes, sire. Quanto corrono questi? Aspetta, io non sto correndo. Yes, sire. Madonna, questi invece sono lentissimi. Perché siete rimasti là? Ok. Yeah.
Sono riusciti a doggiarmi i miei, non so come. Qua dovrei mettere arretrare, immagino. Questi arcieri sono morti. Però questi qua sono dei giga chad. Questi non se ne vanno. Dovete andarvene. Sono morti tre soldati nostri, ma... Ok, così è molto più giusto. Oh, attaccate, Cristo santo! Abbiamo vinto la battaglia. Con tre perdite. Dai. Poteva andare peggio. Mi state sparando ancora. Va bene. Quindi voi dovete tornare a casa. Ma Roma si lamenterà dei cadaveri, immagino. Forse no. Ma poi non ho capito perché non ho potuto arruolare i miei romani. Come sono andati i campi qua? Siamo a ottobre, quindi... dunque, la raccolta dovrebbe essere andata abbastanza... Madonna, 512 grano, 215 orzo. That's nice. Allora, questi qua li distruggiamo, tanto non riescono a farli. Non ho armi a Roma? Adesso capiamo un attimo come fare. Allora, cibo 10 mesi, però abbiamo un sacco di roba da granaio. Dobbiamo fare più velocemente questo. Aspettiamo che le truppe tornino. Di qua dovete passare. Roma è in piena crescita demografica intanto. Qua tanto ho già capito che sti pollici di merda me li devo tenere tutta la vita. Va bene così. Abbiamo messo le tasse. Una volta conquistate tutte le zone vinci la partita. Solo che al momento l'avversario ci ha fottuto... Torino, ci ha fatto Milano e Firenze, ma ce le riprenderemo, non ti preoccupare. Ok, tornate a casa. Dobbiamo ricomprarne taluni, perché purtroppo sono deceduti. La cosa buona è che... Ce n'ho ancora altri da migliorare. La cosa buona è che adesso a Torino abbiamo 6.000 euro e ce ne scambiamo il 20% per turno. Per mese. Quindi quant'è il 20% di 6.000? L'inverno si avvicina, ma abbiamo ancora un mese, no? Per tutto. Bang! 1.200 è devastante.
Ok, Torino è abbastanza a posto. Vogliamo solo guardare se entro dicembre riusciamo a seminare tutto. Perché questo è il 94. Beh, quel che hanno fatto è un fatto. Questo è il 100. Questo è il 100. Questo è il 100. Beh, quest'anno è più facile, ci sono parecchi vangesi. Comunque sembra che raccogliamo più roba. No, forse è una mia impressione per via dei pascoli. Però alcuni campi non ce l'hanno il pascolo. Se dobbiamo fare più pecore, più agnelli. Ma non ho nessuno di impiegato qua. Attento con le pecore, diventano ingestibili. Ma se ci hanno da scappare, possono scappare. Allora. Altre 9 famiglie. Jesus Christ. Ah, ma perché qua dobbiamo fare armaioli a tutto gogo. Ah, giusto, non ho guardato. Dunque, armerie. Devo capire chi cazzo sono le armerie. Ma come fanno a mancargli la chiesa che è qua? Ah, la chiesa in pietra. Ma questo è per fare il livello 3. Però se lo faccio in realtà sono contenti loro. Mi servono 10 tegole. Ok. Allora, da Torino mandiamo 10 tegole. Dove cazzo è la spedizione qua? Send tegole. Legna da, per legna da ardere. Non so esattamente quanto ne portino. Beh, vedi, ci sono... ci sono delle cose di poco scortaneggiate. Mulino 20. Oh shit. Non ho più. Ah, è dicembre. Ho bisogno ancora un po' di gente a Torino. Allora, mulino, granaio, va bene, maltiere. Tavernieri sono già cappati, fattoria qua, ok. Rimettiamo qualcuno in segheria, rimettiamo qualcuno qua, rimettiamo qualcuno ai posti di scambio, fondamentale. Poi, allora, abbiamo detto di spedire le cose, ma devo controllare quando mi arrivano. Quante me ne arrivano. Dicevo, vedete che ci sono delle piccole cose che non sono... Tipo, non posso decidere quanta roba spedire direttamente, dicendogli un numero, cioè... il micromanaging è complicato. Devi abbastanza lasciare che succedano delle cose. 209 cuoio. Non c'è un cuoiaio qua. Giusto. Allora, povera Roma, l'ho veramente abbandonata. Zero tegole però. Io voglio le tegole. A un certo punto dovrebbero arrivare il muro con le tegole, no? Che cazzo devo farci? Fatevi un'altra bancarella. Che vi devo dire? Facciamo... facciamo delle altre case a Torino. Case marce però. Di gente così un po'... un po' così. Perché... qua, in questa zona. Perché così almeno ce le, ho le tengo all'uno e mi danno solo le famiglie di cui ho bisogno, senza troppi requisiti. Innanzitutto c'è una strada che non ho mai finito qua.
Tanto soldi non ho più bisogno. Qua ne faccio uno sfacelo. Zona poco raccomandabile, esatto. So che alcuni pollici hanno a che fare col cibo, però il cibo 2 è un problema di varietà, non è un problema di quantità, credo. Not completely sure, though. Quindi, Burgan. Qua devo cancellare una strada di merda. Sta minchia di stalla, le sto spostando da tutte le parti. Ah, qui sicuramente non costruiremo più, quindi mettiamo qua. Sono rimasti due buoi liberi. Datemene. Poi. Road, addio. Addio. E qua facciamo un'ultima grande zona abitabile. Questi sono quattro che ospitano due l'uno, quindi sono otto famiglie. It's an amount, però se facessi così sono cinque. Sei bourgage da doppie case ciascuno? Don't mind if I do. Lo so che è brutto questo, ma... Questo sono 12 famiglie, chat. Roba seria. Ok. Tanto appunto, come riserve dovremmo farcela, perché adesso qua a Torino abbiamo... Il grano è diventato farina. Guardate quanta farina e quante cereali abbiamo. Qua abbiamo le scorte troppo piene. Ah, questi possono fare solo elmi. Ok. Ma perché questo problema? Perché la gente non viene a raccoglierle dal magazzino? Non le porta in magazzino? Non c'è abbastanza gente qua, immagino. Yeah. 93 elmi. Minchia, quanti cazzo di elmi sto facendo? La famiglia richiede più spazio nel mercato. Ok, ci sta. Quindi demoliamo questo mercato. Ci sarà anche qua tutta la sua crisi esistenziale. E facciamo costruzione mercato. Adesso facciamo così. It's fine. Questo perché c'ho le robe sopra. Allora aspettiamo che portiate via la roba. Mettiamo più gente al granaio, così lo spostate. E poi in realtà la gente qui non ci dovrebbe neanche stare troppo, perché... Ah, il cuoiaio devo fare. Il cazzo di cuoiaio. Ma è possibile che non l'abbia costruito? Ah, c'è uno che fa la legna, uno che fa il coso. Qua la fiucina. Deve aumentare questa produzione sicuramente. E chi è questo? Santuario disattivato. Yeah, qui non sono contentissimi. Ma... Perché non c'è più il mercato. Ma... Ok, il cuoiaio. Cuoiaio, la pelle arriva da là. Però poi ci dobbiamo fare le scarpe. Quindi forse possiamo metterla a metà strada. Tra l'altro... Dobbiamo fare così assolutamente per migliorare la viabilità. Chi è? Leo! Grazie, piccolo. E, ok, cuoiaio. Lavoro i pelli per fare il cuoio. Ah no, non il cuoiaio, lo scarpaio dobbiamo fare. But can we? No, che cazzo doveva farsi il sarto? Però c'ho il plot level too low. Niente, aspettiamo. Dobbiamo ricostruire il mercato. Se tutte strade portano a Roma. Anziché stare qua a segarvi, potete portare via la roba. Oh, non abbiamo fatto mai un giro in pova Roma, eh. Adesso vi lascio che devo pisciare. E vi guardate un po' Roma da pov. Portate via sta roba. Ok, il nuovo mercato di Roma è fondato. Allora, abbiamo due famiglie libere.
Quindi in realtà vogliamo sia aumentare lo spazio abitabile per far arrivare altra gente, sia perché voglio fare qui, che cazzo voglio fare? Voglio produrre, voglio altri armaioli, voglio altre cose. Probabilmente voglio anche fare al contrario, cioè che ok, iniziano a fare le bancarelle. Voglio anche fare al contrario, ossia voglio spedire, anzi no, senza probabilmente, voglio spedire gli elmi a Torino. Quindi ci serve un posto di scambio. No. Ci serve un... questo. Ah, il maniero ci serve sicuramente. Maniero romano, secondo me, lo mettiamo qua. Periferico. Che guarda la città. Let's get to work. E non lo credo imbelliremo neanche. Come cazzo era? Sì. Ma allora, in realtà posso usare pure sempre lo stesso, perché basta che anziché prendere legna da ardere mi diano pelli quelli. Yeah, I like the idea. Ok, quindi Torino, tu, anziché fotterti legna da ardere, che non ce ne facciamo una sega, pigliati del bel... del bel... elmi. Come on. Ma domanda, a Roma sono arrivate ste tegole o no? 20 tegole, perfetto. Allora, basta mandargli tegole. Che mi servono le tegole? Alla chiesa. Che li tiene felici. Sì. Ah, basta mandargli tegole. Mannaglie. Che gli mandiamo? Siamo mannaie del pane, immagino. Oddio, non è che qua siamo proprio messi magicamente, però no, ma le truppe nemiche non penso attacchi. Cioè attaccheranno adesso quando vorranno pigliarsi Roma. Infatti non abbiamo più tanto tempo, per quello che sto cercando di dedicarmi a questi aspetti. Ma 4 mesi all'anno devo occuparmi di... Ok, qua hanno costruito dei burgange. La chiesa da potenziare. Qui il cibo sta scendendo. Questo è preoccupante. Il carnaiolo non basta più. Oh merda, pure gli animali stanno iniziando a scendere. Carnaiolo ammazza tutto andare, però... Al baccaiolo... Ma manco l'abbiamo preso, le bacche. L'abbiamo costruito, ma... E il ferro... Almeno questo è eternamente grato. Yeah. Quindi, cosa facciamo di qua? Facciamo elmi e facciamo... Bah, comunque secondo me avere un altro coso di qua per gestire separatamente input e output è più comodo. Perché banalmente... Che cazzo sono collegati Roma e Torino, scusami? Ma da questa strada. Perché banalmente... Beh, questa è la King's Road comunque. Banalmente cosa succede? Che così posso seguire due flussi separatamente. Sto pisciando addosso, chat. Costruiamo un punto di raccolta qua. Una famiglia che assumiamo. A fare più carne. Sembrerebbe reggere, facciamo più carne, dato che avevano un po' di questioni di cibo. Indumenti, il problema è che... Questi vogliono due indumenti diversi. No. Questi manco il cuoio c'hanno più. Cuoio. Che cazzo lo fa il cuoio in sta città? Ah, qua, il conciere. E mettilo nel mercato, no?
ce l'ha già la bancarella. Facciamo così. Ok. Roma, it's fine. Però devo costruire il coso. Dove cazzo l'ho costruito? Qua. E metterci una famiglia. E questa deve spedirmi di là. Ah sì, no, ok, ho capito. Vogliamo ancora più famiglie. Ok. Costruzione, bancarella di abbigliamento. Mo dovrebbero pian pianino sedarsi questi. Qua al 3 non ci arriviamo mai, perché la birra non la facciamo qui. Questi qua voglio fare fabbri. Voglio fare fabbri. E voglio costruire o fabbri o sarti. E anche i sarti sarebbero ok. Forse entrambi. Forse posso vedere a casa mia dei sarti. A Torino abbiamo i granai pieni. Minchia. Vai. 100 orzo va giù, farina va su, malto va lì, birra va qui. Non abbiamo lancia, non abbiamo elmi, non abbiamo armature, non abbiamo alabarde. Allora facciamo che lancia e alabarde le facciamo di là e le spediamo di qua. Di qua stiamo a mannare il pane. Trasferita una nuova famiglia. Dove? A Torino. Ok, 4 famiglie. Qua abbiamo un botto di cuoio, beh. No, 0 cuoio. Ah, perché va tutto a finire in scarpe che vendiamo per fare dei soldi, carnevale. Perché poi tassiamo che esca in tasca mia. Facciamo. Oh, è arrivato il primo elmo. Detto. Se l'è già scammato un cittadino. Facciamo una battega del sarto qua. Questo che cazzo è? Un burgage al 3 senza niente. Useless. Ok, dottor Sarto, tu fai. Filato di lino e tinture. E tinture adesso. Ah, filo e tinture. Non so. È che le pecore. Il filo. Il filo chi cazzo lo fa? Nessuno. Ma si può sapere perché questo figlio di puttana non fa la. Il tintore non fa. Non produce. Non lavora il lino. Non fanno il cazzo questi. Che cazzo raccogli? Ah, bacco in tinture. Oh merda. Questo devo fare io. Lino in filato di lino. E lana. Ah, ho sbagliato tutto allora. Perché tu non servi più a un cazzo. Tu devi venire qua. Tu devi scammarti le bacche appena ci sono. Tu devi venire qua. Adesso questo lino scende perché viene fatto il filato. La lana non ci serve una sega. La lana per produrre il filo. Ma la lana dove la prendiamo? La compriamo? Non ce l'abbiamo mica. Però il punto è che se abbiamo il filato, il sarto deve fare non questo, ma questo. Qua stanno arrivando le famiglie. Le tasse sono così. Vabbè, abbiamo messo da parte 6k. Con quello potremmo pagare mercenari e anzi, facciamolo subito. Giga Chadish.
Comunque i campi sono proprio un'idea del cazzo per fare il cibo. Sono super microgestione di merda. 9 mesi di cibo, ma abbiamo un triliardo di farina da processare. Forse dovremmo riattivare... Ma cereali non abbiamo più. Cioè, finché non avevo Roma potevo pure gestirlo. Forse dovremmo riattivare il forno e non averli tutti... I burgage c'hanno tutti qualcosa, no? Perché il problema non è soltanto che c'hanno tutti qualcosa. Questo qua non ha niente. Ma qua c'è un burgage nascosto. Due cibi credo di poter alimentare sempre. Quindi al due posso portare questo. Penso che dovremmo diminuire un po' di attenzione sulle fattorie e... sti cazzi. Quello che riusciamo a tirare su, tiriamo su e basta. Sennò è ingestibile la situazione. Ok, oh, finalmente il lino viene processato. Filo, lino. Questo implica che abbiamo della tintura. Se non abbiamo della tintura, dobbiamo avere dei vestiti. Zero mantelli. Poi non ho capito che cazzo servono. Servono per la guerra, che cazzo mi serve? Tipo, questo qua cosa vuole? Ah, la cotta di cazzi vuole. Ah no, sono ok, sono degli equipaggiamenti. Però il mantello è proprio inutile. Gli elmi sono buoni, ma i mantelli sono inutili. Servono le armi, alabarde e lance. E archi. Alabarde, lance e archi. E scudi grandi. Però quello che stiamo facendo fare al sarto è inutile, è useless. Cioè questo è un indumento del cazzo, inutile. Soltanto per la loro inutile felicità. Meglio avere dei gambesoni. Perché i gambesoni se li mettono effettivamente. Ma che cazzo li produce questo? Cos'è questo? Un po' di fava? Scarpe, scudi, archi, attrezzi, lanci. Chi cazzo lo fa quello? Nessuno. No, la fucina non fa, non fa una minchia. Maestria nella fabbricazione. Mi sa che bisogna andare a Roma a farlo. Qua, sono qua. Che meno male che l'hanno preso questo. Ok, ma qua appena facciamo il maniero, che è ancora in building, immagino. La maglietta della salute è di metallo, però. Ora, il problema è che io posso fare un punto col maniero e poi devo fare il prossimo punto rendendo la città piccola. Quindi 3 al 3 li devo avere. Quindi vuol dire che devo almeno far finta di avere la taverna momentaneamente. Oppure spedirgli la birra. Posso accollarmi 3 pollici in giù, non me ne frega un cazzo, ma li tengo. Qua abbiamo 50.000 cose da mandargli. Dobbiamo mandargli la barde, le armi da fianco e l'armatura. Ah, intanto mandiamo degli elmi de merda. In cambio di pane, farina. Farina non lo processiamo. Pane. E in cambio di pane, e di qua cosa gli stiamo mandando?
Questo sistema è veramente una merda. Fan in cambio di elmi. Shop. 77 archi, 71 armi da fianco. Forse dovremmo comprarci le cose e basta. Allora, la cotta la possiamo fare al prossimo, ma l'armatura a piastra no. 24 euro. Puttana, eh. E che questi figli di... Ah, ma stiamo esportando gli... Basta. Sapete qual è il problema? È che ha messo questo... Il dev ha messo... Guarda qua. Cioè, che cazzo esporto a fare le scarpe? Che mi dà un dollaro. No sense. Queste costano uno sfacelo. E non ho niente da esportare di interessante, cioè... Le armi non posso più farle perché non ho più ferro qua. Forse posso esportare... degli scudi grandi. Mettere gente, perché il legno è una risorsa rinnovabile. Dove posso buildare cose, non è rimasto molto. Cioè questo dove potremmo fare. In legno potrebbero essere vendibili, forse. Ah, il lino quanto costa adesso? Ovviamente, cioè, tutto quello che importo costa di più, tutto quello che esporto costa di meno. E non scende poi. Nah. Questo sistema è fatto proprio col buco del culo. Poi parti in legno, che cazzo serve? Niente. Vediamone 5 per gentilezza. Quindi mo che esportiamo più cose, possiamo importare più cose? Chi cazzo lo sa? È troppo complicato, cioè... devi sempre star là a guardare che cazzo stai facendo. Voglio di nuovo giugno. Troppo punitivo. Ma non è che non è solo troppo punitivo, è che è proprio no sense. Cioè io non so che cazzo fare. Come stanno le 100 pecore? Mi sa che non le abbiamo più importate. 61 agnelli e non evolvono. E poi stanno sempre nello stesso campo anziché andare negli altri. Cioè ci sono troppe cose che sono mezze fatte, mezze che vanno, mezze che... Dipende che tipo di giocatore sei. Se sei un giocatore che se la vuole chillare, ok. Se sei un giocatore che vuole sfondare il gioco a suon di ottimizzazione, minchia, ti viene solo il sangue marcio. Qua ci sono troppo pochi buoi per fare le cose. Povero buoio. Finché avevi una città puoi abbastanza massimizzare e fare min-max. Ma con più di una città min-maxare diventa veramente complicato. Perché poi
lo scambio fra città è super complicato. Devi sempre ricordarti, ah, ho portato abbastanza di quello. Cioè, il fatto che, ad esempio, non puoi dire porta fino a. Ma, fai così e poi devi ricordarti. Devi ricordarti, controlla continuamente che quantità hai, cosa devi cambiare. Adesso in realtà di cibo ne avremmo in eterno, se solo sbloccassi i cosi. E poi le farm sono fighe, ma sarà una merda, perché cioè io non posso, devo spostare 15 persone ogni 3 stagioni. No, la città è molto, il gioco è molto bello da vedere, molto carino. Così, devo dire che la gestione del mercato adesso è abbastanza ok. Però, boh. Penso che tutto sto lino poi cosa? Ah, diventa filo. No, diventa lana, giusto, giusto. Ah, da Roma, quindi dobbiamo fare le alabarde di merda. Samuel, penso che sia un buon modo di... Già, perché se non possiamo ancora fare le altre cose. Però possiamo fare un fabbro. Abbiamo fatto 2 armerie. E questi? Fabbri. 1. Perché poi abbiamo famiglie. Cosa togliamo? Togliamo un minatore. 328 elmi. Cioè, vedi, non... che cazzo me ne faccio di 328 elmi, mo? Cioè, il punto è che non è che poi non posso cambiarlo questi qua. Vedi, questa armeria non posso dirgli adesso diventi un'altra cosa. Quindi, boh, devo mettere in pausa. Cioè, è tutto un micromanaging del cazzo, che non me ne frega una sega a me. Micromanage però impossibile da fare, perché devo ricordarmi, qua c'è un'armeria, qua c'è una cosa, qua c'è quell'altra cosa. Nah. Certo, sono passati 12 anni. Oh, di nuovo agosto. You know the drill. Cioè, questo fatto ad esempio è terribile. Io non posso più cambiare le armerie. Questi continuano a produrre elmi all'infinito. A me che cazzo me ne frega? Li vendo da qua per fare dei soldi, ok. E una volta che faccio i soldi, che cazzo me ne faccio? In questa città di merda. A parte che mi serve una famiglia in più per questa cosa. Mettere in pausa l'edificio. Ma che senso ha? Che senso ha? Pensala. Pensala. Ciao Danieli. Pensala nella realtà, no? Cioè, tu dovresti avere, se vuoi farlo fatto bene, un nuovo comitato. Sono male. Dov'è il mio punto? Serve il mio punto. Tu dovresti, cioè, il mercante risponde lo so, capito, ma non ha senso che io lo metta in pausa a mano. Cosa devo gestire? Domanda e offerta a mano di ogni singolo edificio? Non è divertente. Non lo so, cioè, sono un po' combattuto su questo gioco. Cioè, allora, i suoi 20 euro, 30 euro già li vale, perché comunque ci ho speso N ore e li può valere. Però bisogna aspettare un po' che... Che passi il tempo, temo.
Temao. 40 prezzo pieno, secondo me no. Sì, no, ci sono ancora troppe cose che non vanno bene per il giocatore, almeno per il tipo di giocatore che sono io. Nel senso che uno che vuole farsi una giocata così, che se la fa nel chilling, anche solo buildarsi una sola città, è ok. Però qual è la... Dopo essere stato assorbito pesantemente, dico che fa cagare. E... Non fa cagare comunque, però... Non fa cagare perché ha abbastanza cose belle. Però... Poi rimane bello, cioè è bello in culo da vedere. E poi mi piace questa idea che puoi mettere le cose. Però gli mancano proprio dei pezzi di gestione, cioè... Non... Devo guardare tutti i momenti, cosa ho, cosa non ho, cosa... 108 archi, mo questo lo devo mettere in pausa, immagino. Però il sai qual è il problema di mettere in pausa? È che questa famiglia non fa un cazzo, letteralmente. Eppure devo continuare a gestirla. Allora, fai cazzo che... non lo so, quando posso cliccare le cose, me le metti tutte in un solo edificio, posso gestirli così. Cioè, adesso che ho il fabbricante di frecce in pausa, perché ho troppe frecce, che cazzo faccio? Venderle non posso venderle, perché tanto dopo un po' il mercato le porta a uno. Ma se non le portasse a uno, sarebbe sbroccato. Non so, chat. Io dico, pensiamoci. Pensiamoci e intanto giochiamo un gioco completo. Mi spiace perché diciamo il gioco è molto figo, però... Oh, aggiornamento richiesto di Balatro? What? Yo, yo, yo. Un po' questa musichina mi ha rotto il cazzo, devo dire la verità.